Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica e oggi una sbarbata un po' particolare perché è una sbarbata fatta con prodotti al di là delle lamette che mi sono stati donati da amici che io devo ringraziare personalmente, chiaramente perché stiamo parlando di amicizie proprio che si sono create sia in ambito personale che in ambito anche della Pognotomia, nel nostro community. Allora, oggi ci sbarbiamo con il rasoio Cocina o Cocina, che è il rasoio che era utilizzato dall'esercito italiano fino diciamo a metà degli anni 80, credo. E questo mi è stato donato da Alberto Emanuele di Cunzalo, che è militare dell'Arma. Io ci tengo a sottolinearlo perché ne approfitto per salutare tutti, so che sono abbastanza, i carabinieri che ci seguono e anche tutti gli altri esponenti delle forze dell'ordine che tutti i giorni lavorano per proteggere la nostra sicurezza. Io ho avuto due nonni carabinieri che quindi sono molto sensibili al tema e che troppo spesso il loro lavoro non viene apprezzato a sufficienza, non viene capito il rischio che queste persone corrono per tutelare poi l'integrità e la sicurezza di noi tutti. Grazie Alberto per questo rasoio che proveremo oggi. Lo proveremo con, visto che parliamo di una cosa italiana, un'astra, anche se non è italiana, però mi piace pensarla così, no? Un'astra blu. Un'astra blu. Quindi rasatura diciamo stylus, quindi diciamo da campo quasi, no? Una lametta molto, 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 non voglio dire grezza perché suonerebbe offensivo, comunque molto diciamo cruda. Altro ringraziamento perché con cosa ci arriviamo? Con questa linea di sapone che mi ha regalato l'amico Giuseppe Mangiacotti, che ringrazio e che io prima o poi mi farà causa perché io gli ho instillato il germe della pognatomia e lui si è anche lui, come dire, attrezzato con saponi e rasoi. Quindi prima o poi quando capirà, quando capirà che gli ho fatto spendere tanti soldi, mi farà causa. Ma comunque lo ringrazio moltissimo perché lui cosa ha fatto? Lui, come tutti i virus, che è il virus della pognatomia, lui l'ha trasmesso anche lui, quindi anche lui avrà i suoi problemi. L'ha trasmesso anche lui ai suoi amici, quindi in particolare al suo parrucchiere, al suo barbiere, il quale ha creato, dopo essere stato, come dire, contagiato da questa passione, ha creato un suo rasoio. Lui, questo barbiere, è un barbiere di Druento, che si chiama questa barberia, parrucchiere, insomma, un negozio, Tizi e Vale, che sono iniziali probabilmente dei titolari, Tiziano, credo, insomma, non voglio sbagliarmi, comunque, comunque Tizi e Vale. E il rasoio, vedete che porta l'insegna di questa. Di questo salone, ecco, salone, non mi veniva il nome, scusatemi. È un prodotto italiano fatto si chiama Effetto Scrub. Effetto Scrub. E questo appunto parrucchiere barbiere ha pensato bene di farsi un suo sapone, eccolo qua, Tizio Vale, via Venaria 1 Druento. Guardate qua. Delicato, non riesco a percepire una nota in particolare, ma sento dei legni, forse un po' talcato, come giustamente ricordava Luca. Delicato, lo proviamo subito. Siccome siamo sull'italiano andante, diciamo. E siccome siamo sulla barberia, sul barbiere, cosa usa barbiere? Solito, io non so cosa si utilizzi da Tizio Vale, ma i barbieri generalmente usano Omega 48, quindi allora io l'ho
questa settimana di nuovo rimesso, come dire, in funzione, ed ecco che proviamo a raderci. Intanto, in questo caso, siccome era il rasoio dell'esercito, armare è la parola giusta. Armiamo il rasoio. Che appunto mi ha donato Alberto, che era il rasoio d'ordinanza una volta, poi anche l'esercito già ai tempi miei ha utilizzato il multilama. Allora, ecco qua, il monolama. Armato con l'astro blu, andiamo a prelevare un po' di sapone, e lo facciamo andando a inumidire il pennello con acqua calda. Io prelevo direttamente, elegante perché è delicato, eh? Io non ho un grande naso, quindi non saprei dirvi qual è il tema. Vedete come il maiale, comunque, l'Omega 48, costerà 2 lire, ragazzi. Preleva, eh. Sapone è una pasta di sapone, però morbida. Vedete come si fa mangiare. Quindi mi sarà addirittura attenti a non far scappare i pezzi, perché non voglio sprecarne neanche una goccia di sapone, quindi prelevarlo con le dita mi sembra uno spreco. Vediamo se basta. Allora, ciotola, neanche a dirlo, grocco, contini, tutti i regali di amici. Questa qua me la regala Rocco, grazie Rocco. Oggi veramente sono veramente un approfittatore. Allora, il montaggio è partito. Ovviamente poi andiamo più pesanti, è quello meno 48. Senza acqua praticamente. Abbiamo già una base, quindi il sapone è una buona meccanica. Beh, non è prodotto da TFS di Torino, che i saponi li sa fare, Poi si può dire quello che si vuole su TFS, ma che i saponi non li sappia fare, no? Cioè, magari ne fa tanti, però ne fa, insomma, funzionano. Guardate che montaggio. Ancora un po' d'acqua e qui abbiamo una crema di sapone importante. Io ho appena fatto la doccia, ma una baba di 4 giorni, eh. Io una bagnata la darei. Ma le barba non lo uso perché 3 dita. Tizi e Vale, non so se i nomi sono giusti, magari Tiziano e Valeria, ma
non voglio fare figuracce, però il loro salone è quello dell'amico Giuseppe, che lui frequenta regolarmente e al quale ha contagiato, il quale ha contagiato con il virus della pogonotomia. Che è una brutta malattia, perché non va mai via, e poi le cure costano tantissimo, cioè bisogna comprare rasoi e saponi. Io infatti purtroppo fra un po' guardate, la meccanica è ottima, e la profumazione è delicata, mi dà l'impressione di quel, qualche volta l'ho fatto in vita mia nelle spa, della maschera che si mette in viso, mi dà questa pomodoro come profumo, la maschera che si mette in, che, un profumo delicato, no? Ecco. Cocina. Il militaresco cocina, che scorre con la sua astra va, d'altronde è di fatto un progetto molto simile, se non identico, al Gillette Tech, ed è una garanzia. E sta con l'Astra Blu coventrizzando una barba di 4 giorni. Sciacquata. E andiamo, guarda quanto ce n'è. No, la meccanica è ineccepibile. Di questo effetto scrub. Il secondo montaggio molto più delicato, perché non c'è il pelo. Andiamo di obliquo e contropelo. O facciamo tutte e tre, andiamo le tre per una volta, dai. Canta, cucina.
Canta, usa, canta. E l'impressione era che avessi già portato via tutto, eh? Invece qui andiamo in profondità. L'astra blu è una lama che molto cruda. Senza fronzoli. Sì. Confortevole. Allora, se ve la devo dire tutta, forse per me finirebbe qua, però un contropelo lo facciamo, così vediamo come tutto. Leggero, eh. Allora, leggero. Passate lunghe e ben distese. Ecco qua. Perfetto. Piccolo dettaglio. Puliti come una mano. Allora, sciacquiamo. Gli strumenti del mestiere vanno sciacquati. Allora, ci diamo una bella pulita, se qui, se no, va male. Lo chiudiamo qua, vogliamo sapone, importante anche non trascurare la pulizia, come giustamente mi ricordano spesso alcuni miei follower che le mie maglie, ma questa è fatta apposta, cioè si usa solo per la mia barba e per magari, così quando sono in casa, ma allora, dopo barba, sempre Tizi e Vale,
che vedete qua nel loro brand, sempre il salone di via Venaria 1A ad Rovento. Spero di dire tutto giusto, perché è un regalo di Giuseppe, ma io qui leggo da quello che c'è scritto nella confezione. Confezione di cos'è? Forse un alluminio, metallo comunque. Ecco, molto classico, coerente con il sapone. Ottimo, io direi qui c'è anche una nota grumata, secondo me. C'è una nota grumata. Molto classico, ma non è di quelli già sentiti questo. Questo è particolare, mi piace. Allora, resumé. Abbiamo detto, cocina. O cucina, come non so così. Rasoio che veniva dall'esercito italiano fino diciamo, agli anni 80, credo. Con astrablù, connubio molto efficace, ha ranzato una barba di 4 giorni in una passata e mezza. Io ne ho fatte tre, però, insomma. Quindi ancora grazie ad Alberto per avermelo donato e questo qua funziona, cioè sembra un rasoietto ma funziona, assolutamente. Così come le Astrablu si confermano lame economiche, tra virgolette, ma molto 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 efficaci. Sapone e nuova barba. Allora, Tizi e Vale. Beh, intanto complimenti per aver a questo imprenditore, questo commerciante, insomma, come bisogna chiamarlo, artigiano, artista. Cos'è un parrucchiere? Un artista, è un creatore di moda. Per aver, come dire, investito nella pogonotomia, averci creduto e aver creato questa linea che secondo me è ottima. È ottima perché non è particolarmente complicata da montare, anzi, è piacevole, non è invadente e crea un ottimo posto. Un ottimo posto. E poi è bello avere un salone con il proprio prodotto, no? Personalizzato. In particolare io devo dire che ho apprezzato molto la meccanica del sapone e ho apprezzato moltissimo la profumazione dell'aftershave, dopo barba, chiamiamola in italiana. Quindi è un'ottima combinazione e complimenti a Tizi e Vale per essersi fatti contagiare dall'amico Giuseppe Mangiacotti, che io ringrazio ancora per questo pensiero che mi ha voluto dedicare. E niente, siamo arrivati anche questa domenica alla fine della sbarbata. Siamo contenti, me ne sono contento. Io vi ringrazio per tutti gli spunti, i regali in questo caso, le cose che nella chat, in particolare di Telegram, che è aperta a tutti, continuo a ricordarlo, chi volesse, vengono proposti come discussione. Devo dire che fino adesso, a parte un caso, ma tutta la dinamica della discussione è stata sempre educata, civile, insomma, ed è un bel momento di confronto. Così come ringrazio tutti gli iscritti di YouTube che stanno aumentando piano piano, insomma, e anche quelli di Facebook. Ringrazio ovviamente Luca Esposito e Matteo Preda per il preziosissimo contributo che danno per la gestione, per l'immissione di contenuti, l'idea che è stato un successo, quello del Wilkinson Classic Contest. Quindi,
Grazie anche a Matteo e Luca e oggi solo grazie perché è così. Buona domenica e buona barba a tutti.